Benvenuti, siamo con la professoressa Daniela Lucangeli, ordinario in psicologia dell'educazione e dello sviluppo presso l'Università di Padova, presidente della sezione di sviluppo dell'Accademia Mondiale delle Scienze e Learning Disabilities, IALD, presidente del CNIS, nonché socio di numerose associazioni scientifiche nazionali e internazionali nell'ambito delle scienze dello sviluppo. Benvenuta. Grazie, grazie Fabio, a lei. Professoressa Lucangeli, da poco è uscito il suo ultimo libro, Il tempo del noi, dove parla dei giganti del pensiero che ci hanno indicato la via. Lei è un brillante scienziato. Perché passare dall'io al noi? Che domanda difficile, così come apertura, perché è proprio una domanda autentica, no? Che merita una risposta altrettanto sincera. Perché nessuno basta. Per quello che è il tempo del mondo che stiamo attraversando, nessuno basta a se stesso e agli altri. E quindi io studio, questo è vero, ma non sarei neanche capace di comprendere parzialmente quello che racconto se non ci fossero stati tutti gli altri e se non ci fossero tutti gli altri che mi nutrono costantemente, non soltanto nel sapere, ma soprattutto nel trasformarmi. Quindi questo non è un processo, diciamo, a parole, ma è proprio come funzionano gli organismi viventi. Da persona di scienza ad un certo punto ho dovuto testimoniarlo, no? Nessuna struttura vivente può stare al suo meglio se non all'interno di un contesto in cui viene nutrita, protetta, quasi come potrei dire, accompagnata a diventare il potenziale che è. Se questo vale per un fiore che ha bisogno dell'acqua, della terra e della luce, se questo vale per un essere vivente di ogni ordine e grado, tanto di più vale per la psiche, no? E quindi per i nostri bimbi. E allora ecco la testimonianza, Fabio. L'idea di non scrivere soltanto articoli scientifici che dimostrino come nella neuroplasticità cambiamo il presente e il futuro dei nostri figli, ma anche testimonianze che dicono: ehi, guarda che se sappiamo capire cose che diamo per scontate è perché qualcun altro ci ha donato tutto quello che era riuscito a conquistare. Ecco i giganti. Ecco, quei noi che lei racconta nel libro sono un percorso che l'hanno portata ad essere quello che è ora. Ci racconta come l'hanno arricchita, come ha arricchito incontrare e conoscere questi grandi personaggi che hanno rappresentato un punto di riferimento per tutta l'educazione. Sì, allora io ho raccontato la storia di alcuni di loro rispetto ai moltissimi che avrei dovuto scegliere e che sono state le orme della mia strada e ho scelto coloro che non erano conosciuti dalla maggioranza delle persone, o se erano conosciuti, erano conosciuti più per il così dicono tutti che non davvero per il dono straordinario e profetico che ciascuno di loro ha donato, e in un certo senso questi sconosciuti che in realtà intessono la nostra vita del quotidiano. Quindi Maria Montessori è in tutta la nostra vita del quotidiano, dall'idea di bambini che non sono vasi da riempire al riconoscimento del far fare da soli, accompagnando in aiuto e non in sostituzione. Lei ha permeato tutti i saperi successivi, ma è come se le riconoscessimo soltanto il suo metodo invece che la sua forma mentis. E così è anche, tutti parlano della scuola di Barbiana, tutti parlano di Don Lorenzo Milani, tutti parlano, ma il significato profondo dell'I care, che è tu mi stai a cuore, ce lo siamo dimenticati, dove? Che è entrato nel sistema che ha modificato i paradigmi totali che hanno distrutto il dualismo corpo-mente. Quindi è come dire: rileggiamoli, fanno parte di noi, li diamo per ovvi, un po' come dare per ovvio il respiro, no? O il battito cardiaco, o il fatto che ci viene naturale guardare negli occhi quando guardiamo, cioè lo diamo per scontato, in realtà il principio del mistero più di ricchezza che la nostra specie ha evoluto. Così un po' è per questi grandi giganti. E quindi il libro ne ha scelti alcuni. Ho scelto per esempio Froebel, che nessuno sa, portiamo i nostri piccoli alla scuola dell'infanzia, non sappiamo che gli dobbiamo tutto, ma Froebel a propria volta lo deve a molti altri, compreso lo stesso Pestalozzi e così via. Ma non è per fare una storia del pensiero, è per dire:
siamo moltitudine, moltitudine anche di ricchezza che però rischia di essere dispersa se non diventa consapevole. Ecco, c'è un paragrafo dedicato all'inclusione come risorsa. Oggi è sempre più difficile realizzare questo paradigma. Cito Alex per chiedere se i disturbi dell'apprendimento sono un disturbo per l'alunno che ne soffre o per il docente. Alex, ha fatto la mia storia, Alex, come tutti i bambini che mi hanno costretta a cambiare traiettoria di studio. Allora, partiamo dall'inclusione come risorsa. Nel libro che tu hai citato, io porto due tipologie, di, risorse che rischiamo di perdere. Da un lato, chi come Alex disturba perché ha delle vulnerabilità, e dall'altro chi come Sophie Germain, ad esempio, o come Marie Curie, ad esempio, disturbavano e disturbano perché hanno delle eccezionalità, che sono vulnerabili. E quindi iperdotazione e disturbo specifico o ritardo e funzione cognitiva debole sono i due, come potrei dire, perimetri in cui la scuola, l'educazione, i sistemi adulti si scontrano perché non comprendono che fanno parte del processo dell'intelligere comune. Quindi io sono incluso nel tuo divenire, nel tuo apprendere, così come tu sei incluso nella mia possibilità di essere tuo differenziale di sviluppo. E quindi parlare di loro mi ha consentito mostrare come la vulnerabilità che dichiara Alex, cioè: ma dite la verità, perché ci chiamate con disturbi d'apprendimento? Perché disturba noi fare fatica, perché disturba voi? È una chiamata alla coscienza. E per renderla in un certo senso collegata non solo al mondo del, diciamo, a cui siamo più abituati, che è quello della scuola, ma proprio quello della coscienza, ho raccontato anche di Beethoven, ma non il Beethoven che ci regala per sempre l'inno alla gioia, ma la sua sordità che ce lo regala, no? Quindi pensare che chi non ha più la possibilità di sentire riesca ad aprire il sentire di tutti gli altri, l'udire di tutti gli altri, beh, ci deve proprio scuotere e far accorgere che non siamo sistemi isolati o isolabili quando siamo nella salute piena. Per essere in salute piena siamo necessariamente strutture in relazione. Ecco, lei prima diceva il superamento del dualismo mente-corpo, no? Quindi adesso sì, siamo soggetti in apprendimento, quindi la totalità del soggetto. Tra queste ovviamente ci sono le emozioni di base. Quindi le emozioni di base sono dei processi biochimici con intensità e durata limitata nel tempo, che però sono attive nel nostro fare scuola, nel nostro apprendere. Un pericolo è l'assenza di gioia. Come possiamo educare i nostri ragazzi a ritrovare la gioia dentro di loro, uno stato di gioia, e quali risvolti positivi potrà avere anche in ambito scolastico? Allora, è stato tanto sottovalutato, Fabio, nel tempo, il ruolo che le emozioni hanno come struttura intelligente, cioè come struttura che intellige, comprende e risponde. Il modo in cui rispondono le emozioni è il modo, lo ripetiamo, del cervello antico, cioè il modo in cui il cervello sente ciò che riconosce utile e ciò che riconosce pericoloso, allerta. Quindi le emozioni come la gioia sono emozioni emovere, quindi vengono a muoversi dentro di noi, sono processi da dentro a dentro che parlano al nostro cervello più recente, alle cortecce associative. Che cosa gli dicono? Beh, allerta, scappa o cerca ancora. Ecco la gioia, è un cerca ancora. Allora, tutti gli studi più recenti che riguardano sia l'ambito dell'età evolutiva ma anche delle strutture adulte, cosa ci spiegano? Che moltissime
diciamo, cadute dell'umore che noi sentiamo tutte sulle nostre ali addosso in questo tempo del mondo, sono dovute al fatto che sperimentiamo poco nella crescita e manteniamo poco emozioni quali la gioia, cioè emozioni di base, che, come dire, non avere mai paura o avere pochissima paura ci metterebbe in una condizione in cui non riconosciamo i rischi, ma non avere mai gioie o talmente poche gioie e poco tempo della vita mentale circuitata dalla gioia ci porta ad essere in languore costante, in languishing, cioè in toni dell'umore che sono toni dell'umore che spengono il desiderare. Ora, il desiderare è la funzione prospettica fondamentale, la spinta del presente verso il futuro, o meglio ancora del futuro nel presente, quindi è la spinta proattiva della vita. Che sia la vita mentale, ma è anche la vita intera. Quindi, quando noi non sperimentiamo gioia, anzi gioie, quindi questa pioggia di gioie, questa complessissima, variabilissima condizione di cerca ancora, noi andiamo in questi toni che ci fanno desiderare poco i cambiamenti anche, restiamo in una sorta di stagnazione emotiva, che non è ancora la crisi, il crash, però indica che noi siamo in qualche modo senza il nutriente fondamentale. Ecco che allora ci sono una serie di ricerche nell'ambito delle neuroscienze bellissime sulla gioia, perché? Perché spiegano che proprio in queste funzioni in cui noi possiamo aiutare tutto con tutto delle nostre strutture, una funzione che aiuta moltissimo i nostri piccoli è l'attenzione focalizzata. Cioè, dicono i ricercatori, se noi facciamo fare attenzione a tutte le minuscole scintille di gioie che ci caratterizzano il presente. E quindi, per esempio, esercizi di attenzione focalizzata in cui io non faccio attenzione soltanto al fatto che sono stanca, che sto facendo questa intervista correndo tra una lezione e l'altra e che non funzionava la linea, che quindi se io faccio attenzione a questi aspetti, il mio cervello prova alert, 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 ma se io provo attenzione agli altri aspetti, quelli del cerca ancora, cioè mi fa gioia che siamo ancora qui, Fabio, anno dopo anno a discutere lei e io con tutte le persone che ci ascoltano di come crescere insieme, di come non mollare mai. Se poi faccio attenzione al fatto che in questa giornata questo tempo è un tempo che moltiplica a tante persone la possibilità di aiutare tanti bambini a fare attenzione alle loro gioie, se poi faccio attenzione al fatto che sto molto bene, che sono felice, che sono amata da tante persone, che sono capace di dare altrettanto alle altre persone e così via, ecco che il mio cervello, invece che allerte, mette in memoria nutrimenti che cercano, desiderano la vita insieme, la vita nel presente. Riassunto da questi scienziati, ricercatori di tipo proprio puro cognitivismo che guida l'attenzione selettiva, nasce per esempio un esempio fondamentale di come aiutare i nostri piccoli a crescere facendo attenzione alle gioie. Questo processo si chiama autoregolazione emozionale, implica l'utilizzo della metacognizione, cioè faccio una consapevole, analisi della presenza della gioia. Monitoro la gioia quando mi accade, sto attenta alla gioia quando mi si presenta, anche nelle sue intensità minuscole, per esempio che c'è un raggio di sole fuori da questa finestra. Sto scherzando solo per far capire quanto ci siamo disabituati a questa awareness, quindi questa consapevolezza delle funzioni nutrienti del nostro sistema salute mentale. Ecco, voglio fare una provocazione. E, spesso si punta il dito sulla formazione dei docenti. Molti specialisti, molti tecnici dicono che la formazione docente c'è un grosso problema, soprattutto nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, dove i docenti sono formati sulla materia e poco sulla formazione della conoscenza psicologica e pedagogica, di come si insegna.
Addirittura Galimberti dice che la scuola al massimo istruisce e non educa, e che un docente dovrebbe aver letto almeno un manuale di psicologia dello sviluppo evolutivo. Quanto è importante, visto che lei adesso ci ha parlato di emozioni, per un docente saper gestire le emozioni ed essere in grado di essere anche un fautore, di crescita emotiva per i propri discenti? Quanto è importante, ti do la parola, tutto. È proprio importante tutto. È talmente totalizzante questa necessità che è come dire, come possono guidare la consapevolezza dei processi intelligenti e senzienti della vita altrui se non ne conoscono neanche le caratteristiche indispensabili a un contesto che è un contesto professionale. Quindi non entro neanche nel fatto che è un contesto di etica che riterrei indispensabile. Quindi il problema della competenza disciplinare, io sono d'accordo e voglio dire proprio esplicitamente, è indispensabile la conoscenza disciplinare. Ma non è che è possibile mettere le conoscenze disciplinari dentro un frigorifero che le tiene e te le ridà per le prestazioni delle tue verifiche, perché quel frigorifero non esiste. Il cervello non è un frigorifero, è un elaboratore attivo che produce memorie che sono fortemente caratterizzate da questi impulsi neuroelettrici e biochimici che da milioni di anni evolutivi fanno diventare memorie le reazioni alle informazioni che ci vengono proposte da coloro che sono le figure di attaccamento e di guida educativa. Quindi non è che possiamo negare ciò che è, come dire, io nego che il cuore pulsa. Questo tu, basta che io so di cosa è fatto il cuore. Devi saperlo, ma devi anche sapere come funziona il suo meccanismo per poterlo coadiuvare al meglio. Quindi è come dire, tu vuoi che apprendano la tua disciplina? Beh, deve essere una disciplina che deve essere sentita, amata, desiderata, trasformata, elaborata, sbagliata, aggiustata insieme a te. Perché i tuoi saperi diventino le sue intelligenze, le sue possibilità di risposta che porta più avanti il sapere di tutti. Quindi oramai questo discorso e l'arroccarsi sui saperi disciplinari contro quelli che sono le soft, le chiamano, no? No? Come se fosse la parte soffice, quella che riguarda nutrire la psiche con tutte le sue strutture, è fuori tempo, è proprio, lo dico in termini espliciti, fonte di una serie di ignoranze che hanno generato non solo delle conflittualità e delle tensioni, ma delle responsabilità su questa situazione così oggi io direi sulla soglia dell'esplosione. Ecco, perché questo sta accadendo nelle scuole, nei ragazzi, la soglia dell'esplosione. L'ultimo passaggio, e portami pazienza per questa lunga mia risposta, l'esperienza che sto facendo con insegnanti di scuola media superiore, tu chiamavi questi in causa soprattutto, sono però l'esatto contrario, cioè io ho trovato tantissimo bisogno, disponibilità, desiderio e anche rivisitazione del proprio ruolo di professore come magister, cioè come chi traccia la vita dei propri allievi in una possibilità di cambiamento che davvero fa la differenza. Quindi la mia esperienza è che chi invece si mette in moto sta facendo salti che non sono molto di più di quello che mi immaginavo desiderabile. Quindi si tratta di moltiplicare questo desiderio. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Prendo spunto, ecco, dalla sua ultima parte della domanda, di questo percorso che lei sta facendo con alcuni docenti. Appunto perché c'è una forte attenzione su questi argomenti, le soft skill, o come è stata fatta anche una legge proprio sulla la valorizzazione delle competenze non cognitive. Il Parlamento si è adoperato in questo senso all'interno delle scuole. Però non è chiaro come procedere nell'educazione in questo campo. E allora, visto che lei già è attiva in questo senso, ci aiuta a tracciare un percorso formativo
che possa essere in grado di rendere i docenti padroni di questa materia ed essere in grado di educare in questo ambito delicato. Ma tu questa domanda pensi che sia risolvibile in una risposta, in un'intervista? Allora, finestre evolutive, quindi tempi di crescita. I tempi di crescita io a volte ai miei studenti li racconto come le stagioni, quindi non è che tu puoi metterti quando sei in estate il cappotto dell'inverno, ma neanche quando è febbraio come è adesso, il costume di quando era agosto, cioè i tempi evolutivi sono strutture che necessitano un atteggiamento educante e competenze educanti e di istruzione differenti, perché sono proprio organizzazioni di neuroplasticità di specie. Quindi insegnare tra i 0 e i 6 anni, tra i 6 e i 12, tra i 12 e i 18 è completamente differente e va compreso questo. Nella formazione dobbiamo sapere i tempi e non è banale averlo banalizzato, ci ha reso tutti molto più deboli e incapaci di ottenere questo differenziale. Quindi questa è la prima condizione. Seconda condizione, nel momento in cui io me ne sono occupata, perché tu citi in ballo questo, l'ho fatto mettendo insieme le competenze dei saperi, che tu prima hai chiamato disciplinari, e le competenze invece che entrano per i processi maturazionali. E quindi quello che stiamo tentando di fare è generare proprio traiettorie di studio insieme agli insegnanti dei diversi ordini di scuola. Nello 06, per esempio, l'abbiamo chiamato B612 punto infinito, cioè è tutto il lavoro che serve per generare una maturazione delle traiettorie, delle intelligenze che i nostri piccoli hanno, intelligenze senzienti. Quindi come accompagnare le strutture che devono poi reggere i processi di alfabetizzazione che la scuola primaria dà. Nei processi di alfabetizzazione della scuola primaria abbiamo generato tutto quello che si chiama sorrido imparo, cioè questa unione della world cognition. Io posso apprendere dai saperi delle storie, delle geografie, delle aritmetiche, delle geometrie, delle grammatiche, delle letterature, posso apprendere dei saperi nella modalità in cui la struttura me li rende mia intelligenza senziente, in un contesto allargato in cui io sono in completamente e quindi sorrido imparo accompagna quello. Per le scuole secondarie di primo e di secondo grado stiamo facendo delle sperimentazioni pilota. Ti cito il programma che abbiamo fatto con ELIS, il grande consorzio in cui tutte le strutture stanno tentando anche di tipo economico, stanno tentando di sostenere un cambio della forma mentis con cui noi nutriamo l'intelligenza nella fase in cui le strutture di maturazione giungono all'autodeterminazione, cioè l'adolescenza. Lì va cambiato completamente il sistema ed è un sistema in cui soprattutto il processo giudicante e di verifica ha trovato proprio il suo fattore di rischio più grande. Ragazzi ce lo stanno dimostrando, quindi va cambiato tutto il modo in cui noi diventiamo in grado di fare da catalizzatori, cioè il fiammifero che se tu semplicemente appoggi sulla scatola o metti sulla scatola non accende nulla, ma se tu strofini in quel minuscolo pezzettino di scatola che lo consente, accende un fuoco. Quindi tutta la scuola media superiore deve rimparare proprio la sua funzione di catalizzatore dell'intelligenza come fattore di autodeterminazione. Non so se sono riuscita a riassumertelo, ma è tutta la mia vita, Fabio, quindi non lo so se sono riuscita a riassumertelo, capisci? Grazie mille, professoressa Lucangeli, A è stata per te, noi. a voi sempre, grazie.